loro partenza. Un shot per Nicola Montagini. Cesari in seconda posizione, ma è stato sorpassato da Paul Holmes, una vecchia volpe che non è il caso di infastidire nei primi giri di gara. E grande Nicola che con questa all shot è riuscito a partire in prima posizione. A questo punto deve solo allungare, solo relativamente, non è così facile, deve allungare su Paul Holmes, ma vediamo. Però Jeremy Vergnat che dovrebbe essere in quarta posizione, e se no in quinta posizione probabilmente Vergnat, deve riuscire a portarsi a casa quei 4-5 secondi in pochi giri e poi riuscire a gestirli contro la bestia Vergnat e il team Motoworks DVT Canada e Europa. Grande Nicola, comunque sta riuscendo ad allungare su Paul Holmes. Ottima difesa di Paul Holmes, ottimo attacco di Paul Holmes su Cesari, e vediamo però Vergnat essere risalito già fino alla terza posizione, e a questo punto signore diventa molto ma molto dura, ma confidiamo enormemente nel nostro Nicola Nazionale. Grande Nicola, sta comunque chiedendo tanto alla sua moto come impatti dai salti, mentre vediamo che per differenze stilistiche sia Paul Holmes che Andrea Cesari in quarta posizione stanno cercando di limitare i danni ai propri mezzi, quindi saltano un po' di meno, evitando grossi ma grossi impatti contro il terreno. Nicola sta dando il tutto per tutto in queste fasi, senza alcun rispetto ovviamente cautelativo per il mezzo, ma ce la sta facendo. Paul Holmes si guarda dietro, Vergnat è più preoccupato di difendere la sua terza posizione che nella realtà di attaccare il pilota che lo precede. Hanno cambiato tutte le casacche, quindi dobbiamo affidarci alla lettura dei numeri sui mezzi, ed è possibile che dove vi si stia trasmettendo strafalcioni sul nome dei piloti. Una sola certezza: Nicola Montalbini, dominio del Toro italiano in questa prova dell'europeo, che sta fortemente allungando con grande tecnica e grande purezza stilistica. Lo vediamo che in questo secondo giro, dopo aver allungato, sta prestando anche una maggiore attenzione al risparmio del mezzo per cercare di evitare rotture meccaniche dovute ai grossi impatti del mezzo contro il suolo duro, specie nei salti che comportano un atterraggio sul piano. Nell'80% dei salti di San Severino Marche non vi è un invito alla chiusura, ma si tratta di salti netti su terreni pianeggianti, che quindi comportano un enorme impatto del mezzo contro il terreno. Vediamo Paul Holmes che limita il suo salto. Vediamo i concorrenti a seguire che stanno controllando. Vediamo un Tony Sousa Borja, uno Stefan Schreiber, che sembrano essere molto attenti a salvaguardare il proprio mezzo per le fasi finali della gara. E vediamo Mattia Torraco che ha appena perso, nulla di grave, un cerchiettino antistallonamento, ma vediamo che Nicola sta controllando il Paul Holmes, non si sta facendo sfuggire l'occasione di andare a recuperare. Vediamo tutti i concorrenti che sfilano. Cerchiamo di verificare la posizione, signori. 35 minuti di gara e ne sono passati almeno a solo 4 minuti e mezzo. Nicola non riesce ad allungare, sta salvaguardando il distacco, ma diciamo che invece sembra più che il duo di testa Nicola Montalbini e Paul Holmes stiano riuscendo ad allungare su Jeremy Vergnat. Sarebbe stato incredibile a dirsi, ad affermarsi nelle fasi pre-gara, ma nella realtà in pista
Nicola Montalvini e Paul Holmes stanno allungando di qualche decimo ogni giro su il dominatore incontrastato delle libere e delle qualifiche, Jeremy Varnier. Grande Nicola. Nicola è partito sicuramente con un assetto che vedeva, soprattutto per il tipo di gomme utilizzate, una buona prova sulla pista umida, appena bagnata e appena ripristinata. Grande salto. Paul Holmes ha mollato ogni indugio e anche egli sta allungando per raggiungere Nicola. Quindi tutti stanno andando al massimo e nessuno sta salvaguardando il mezzo, almeno per le 5 posizioni di testa. Adesso vedremo passare sul traguardo e vediamo un grande campione, il nostro Donati del Team Cozzi nella Quick 4, anche lui qua. Ma Donati, il quarto è Cesari o non è Cesari? Cesari quarto. Ma sei sicuro? È un 12 o è 72? Grande Cesarino, Cesari che sta tenendo Jeremy Varnier, e vediamo Varnier più preoccupato di Andrea Cesari che di andare a prendere Paul Holmes. Cosa ne pensi, grande Donati? Stanno passando il rombo dei motori assordanti e vediamo un Amerigo Ventura che sta attaccando, pilota con la Kawasaki ufficiale, intelligentemente cede un interno e prova a duplicare la traiettoria, ma viene chiuso, nell'europeo non si lascia un millimetro. Grande Donati, cosa ne pensi di questo Cesari che sta infastidendo Jeremy Kubrick? È il nostro futuro eroe. È grande! E abbiamo sentito questa voce, è la Cesari mamma. Signora Cesari, com'è vedere il figlio che infastidisce Jeremy Varnier? Fantastico. Vedere questo Jeremy Varnier che più che cercare di andare a prendere Paul Holmes è lì che spera di non farsi raggiungere e superare dal figliolo. Fantastico. Poche parole, lasciamo mamma Cesari alla visione della gara, perché è veramente in tensione per avere un figlio che corre a questi livelli e con questi tempi e con queste velocità sul tracciato. Grazie mamma Cesari, bocca al lupo ad Andrea. Grandiose, adesso siamo e lo vediamo. Ecco Jeremy Varnier, eccolo Andrea Cesari. Signori, Andrea Cesari ha per il momento fatto il vuoto alla quinta posizione, che dovrebbe essere detenuta da Edgard Mengelis del team RZ. Quindi grandiosi le due giovani promesse del quad italiano, scusate, del quad che corrono per team italiani. Comunque Cesari è anche italiano. Vediamo, sentiamo il pubblico incitare Nicola Montalvini, che sembra comunque controllare molto e essere molto attento in gran parte del circuito a salvaguardare il mezzo. Vediamo anche un Jeremy Varnier che sta salvaguardando, non ha più quella guida aggressiva, 35 minuti sono tanti. E non Andrea Cesari che, signori, si è messo dietro, non vuole la polvere e sta gestendo una grande gara in quarta posizione. Con tutti più forti all'interno, nessun incidente, grande concretezza di Andrea Cesari con il numero 72, spettacolare il miglioramento e le doti che Andrea Cesari sta mostrando in pista. E poi vediamo anche lottare Amerigo Ventura, Mattia Torraco, un grande impegno dei piloti italiani in questa competizione europea che si svolge in Italia al Crossodromo di San Severino. Ma parliamo adesso un po' di Nicola Montalvini, che giustamente si sta confermando il pilota di punta e sta sfoggiando una guida veramente tecnica, veramente rilassata, non ha quello stile aggressivo che ha mostrato in qualifica, ma attualmente mantenendo il distacco con Holmes, anzi incrementandolo leggermente, sta anche cercando di risparmiare un po' il mezzo assorbendo l'incredibile botte che il mezzo prende ogni atterraggio. Attenzione signori, perché Varnier sta partendo in forcing e non sta per nulla certamente risparmiando il mezzo. Non pensiamo che dopo Edgars vi sia Stefan Schreiber, e dopo Stefan Schreiber sicuramente Tony Sousa Borsch. Ed ecco Nicola Montalvini con grande attenzione effettua il tornantino. Vediamo Paul Holmes, traiettoria più interna, no, abbandona l'interno anche lui per l'esterno. E vediamo Jeremy Varnier, è veramente in forcing. Andrea Cesari
invece cercare di sfruttare un appoggio esterno, grande pulizia di guida e grande tenuta dei tempi. Dopo allora, prima posizione Nicola Montalbini, seconda posizione Paul Holmes, Nicola Montalbini di Monda Corsa, seconda posizione Paul Holmes, Yamaha con telaio Liger e motore da cross, terza posizione Jeremy Varnier, team Can-Am ufficiale Motoworks DVT, quarta posizione Andrea Cesari, KTM Farioli team DTM Arenas, quinta posizione team RZ Edgar Mengelis Yamaha, sesta posizione Stefan Schreiber team Inquad Yamaha, settima posizione Stefan Schreiber team KTM ufficiale. Signori, una piccola pausa dalla questa Quicksuno MX europeo, dura 35 minuti e riprenderemo verso gli ultimi 5 minuti o le fasi più salienti di questa competizione. Un saluto dal Fiera del Quadisti.it. Ciao a tutti!